Ciao Lidia, è da un po' che non ci si vede. Come stai? È così che si salutano le persone quando non le vedi spesso e ci si racconta. Cosa hai fatto tutto questo tempo? Dai, dimmi, come si vive lì da te? C'è tanta luce? Non è mai freddo? Ma è vero che si sente una melodia di sottofondo, per così dire celestiale? Qui da noi tutto bene. O perlomeno, come si dice, andiamo avanti. È passato l'inverno, una stagione con poca pioggia. Quelle gocce che vedevi non erano acqua. Ne hai viste tante, vero? No, ti ripeto, non erano pioggia. E poi la primavera, ed un'estate caldissima. Ora siamo nuovamente in autunno, ottobre. L'aria è ancora tiepida. È gradevole avvicinarsi all'inverno con questo bel sole. E poi sarà nuovamente inverno. È così che scorre tutto, lo sai. Ma dimmi, quanti siete lì? Chi hai incontrato? L'hai vista la mia mamma? Oh, diglielo che siamo amiche, che ho fatto un sacco di cose in questi anni, che ci siamo divertite a fare quell'intervista per la tua radio. Però mi avevi promesso che ne avremmo fatte altre, che saremmo andate a mangiarci una pizza. Ed ora Lidia non c'è più tempo. Mai dimenticare che il tempo è ora, in questo istante, e che oggi è il passato. Domani è un futuro talmente breve che è già volato via. Qui ed ora, Lidia, ma non possiamo saperlo. Non possiamo neanche immaginare cosa ci sarà domani. Ricordi la frase del mio libro che ti era piaciuta tanto? Ho un disperato bisogno di amare e di essere amata. Ditemelo che mi volete bene, diciamocelo sempre. Amiamo tutto ciò che ci circonda, le cose belle e le cose brutte. Non buttiamo via nulla. E impariamo a sentire l'esistenza che ci scorre dentro. Hai ancora tanto male, Lidia? Quanta paura hai avuto a lasciare questa terra, il tuo piccolo uomo, la tua mamma che mi nominavi sempre, la tua amata città che volevi vedere operosa e viva. Viva? Già, non so se puoi sentirmi. Io non credo che le persone se ne vadano realmente finché qua giù c'è qualcuno che le tenga strette strette a sé. E noi questo stiamo facendo. Siamo qui a dirti che ti vogliamo bene e te lo diciamo sempre e per sempre. Oh Lidia, non dimenticare di salutarmi tutti, mamma, papà e la bella Caterina. Ciao Lidia, un abbraccio, alla prossima. Se mi vuoi essere amico, sappi che avrò i miei momenti no, e i miei momenti sì. Passerò dal ridere con le lacrime a piangere di disperazione. Avrò voglia di stare in silenzio, oppure parlare per ore. Magari ferirò, ma perché hanno ferito me. Un giorno sarò un leone e non permetterò di farmi avvicinare. Un giorno sarò un agnellino e ti permetterò di invadermi. Vivrò di orizzonti, tramonti, sole, mare, respiri profondi, musica e emozioni. Non sarò perfetta, non lo sono e non lo voglio essere, ma quello che posso garantirti è che ci sarò sempre.
Ciao a tutti, io sono Nina Monti. Ho conosciuto Lidia nel 2014, dopo che ho cantato al Circo Massimo per Italia 5 Stelle. E Lidia, ricordo che mi scrisse una mail bellissima. Fino ad allora, ecco, non c'era mai avuto modo, mai nessun contatto. In questi giorni ho riaperto Facebook, ho riaperto le nostre corrispondenze. E quello che posso dire è che il vuoto che ha lasciato è veramente incolmabile, nel senso che dopo negli anni ho potuto conoscerla di persona e ho assaporato proprio il suo gran cuore, la sua solarità, la gioia di vivere in ogni cosa, anche nei minimi messaggi, negli SMS, nelle mail. E proprio anche nella prima mail che mi scrisse non mi conosceva affatto, e in quel messaggio ho capito già con chi avrei avuto a che fare, con una donna da un cuore immenso. Oggi vi farò ascoltare tre canzoni. Due sono canzoni che piacevano molto a Lidia e che faceva sempre passare a Movi Radio, quindi mi spronava sempre. Un'altra, quella con cui inizierò, si intitola Nel bacio e nel tormento. Buon ascolto, grazie. Scusate l'emozione. Fummo sorelle un tempo di pioggia e di vento, di cielo e di terra, di un qualunque tramonto. E fummo madri una volta e vicine di casa, e dividevamo il pane, la vendetta, l'offesa, e ci tenevamo la mano, da bambini la mano, nel fragore del mattino. E fummo amiche, nipoti ed amanti, della notte la veglia, del giorno gli incanti. Fummo fragranze, un bicchiere di vino, le pietre, la polvere, quel largo cammino. E ci stringevamo forte nella buona ventura e nella strana sorte. E non c'era rimpianto, non c'era vergogna nel gioco del momento. E con questo cuore ti ho amato, con queste parole ho pregato, guardami, è ancora presto per lasciarti andare. Braccia ho tremato,
E questa è una canzone che racchiude, secondo me, perfettamente quello che è Lidia, Arcobaleno. Di Roma, questi sono brani scritti da me e che dire? Oh no, questa è una canzone, la prossima canzone si intitola Roma 1970, l'ho cantata durante la festa a Piazza del Popolo per Virginia Raggi, ho portato bene, no scherzo, è una canzone che racconta gli anni del Folk Studio, un locale da cui sono partiti i più grandi cantatori italiani, De Gregori, Venditti, sono passati tutti di là. È un locale che si chiamava Folk Studio e in questa canzone io immagino che a parlare sia un cantatore che riguarda indietro e guarda con un po' di malinconia quegli anni. Roma 1970. Un concerto alle 21, scena locale.
sul tram non parli d'altro, un eschimo protesta, salita Garibaldi, si accendono le stelle, una tiana tra le labbra e pantaloni stretti, la musica in cantina arriva fino al colle. Cosa dico adesso di quell'aria viva dentro i miei ricordi? Questo cambiamento, oserei dire, è sconvolgente. Emozioni di gioia all'apice, come di tanta sofferenza, ma emozioni vere, che ti scombussolano tutto, ma che ti fanno saltare a metri da terra e ti sotterrano sottoterra. Ma non cambierei una virgola, perché è la mia vita e guai a chi me la tocca. Grazie davvero a tutti quelli che mi fanno partecipare anche solo a una piccola parte della loro, perché non c'è regalo più grande che dare un po' di tempo, del tuo tempo, agli altri. Molto sportivi, insomma, perché ha fiducia, no? Un attimo che devo sistemare. Voi sapete che prima di cantare, qualsiasi cantautore, cantante, deve sistemarsi l'asta. Non bisogna mai iniziare se si sente male. Comunque, in poche parole, io mi chiamo Vito Muschitiello e sono di Bari, ma vivo a Forlì da più di 10 anni, in Emilia Romagna. Ho conosciuto Lidia 3 anni fa, sì, circa 3 anni fa,
cioè, non l'ho conosciuta tantissimo. Abbiamo parlato diverse volte, più che altro per telefono. Poi ci siamo visti anche qualche volta a Roma, in uno dei concerti che abbiamo organizzato con il Salotto Cantautori. E lei faceva parte di Movi Radio. Oggi c'è Leo, che è un esponente della radio. Leo, non essere timido. Signori, lui, oltre ad essere un attivista del Movimento 5 Stelle, è anche uno degli organizzatori della radio del Movimento. Quindi io sono attivista del Movimento 5 Stelle dal 2007, anzi da V-Day di Cesena, quando c'era V-Day. Io ero uno degli attivisti che, non so, stavano lì a mandar fanculo tutti quanti quelli che lottavo. Io però ero uno che lottava, diceva no, affanculo, affanculo, cioè è giusto. Quindi Beppe Grillo per me è il massimo. Comunque, tralasciando questo discorso, con Lidia, ecco, avevo un rapporto molto, molto bello. Perché insomma ci parlavamo al telefono, discutevamo del più o del meno sul movimento. Allora c'era l'argomento, era uno vale uno, e io dicevo sì, uno vale uno, però uno non vale l'altro. Questo doveva essere buono. Io punto molto sulla meritocrazia, e soprattutto nel Movimento 5 Stelle, io punto sulla meritocrazia, cioè chi mi deve rappresentare deve essere più bravo di me. Questo è un ragionamento molto, insomma, molto forte. Qualcuno potrebbe dire no, però la democrazia, chiunque può. No, deve essere più bravo di me, deve essere preparato, deve studiare. Perché cioè, non dobbiamo essere rappresentati mai più da imbecilli. Cioè, perché siamo noi che dobbiamo cercare di aggiustare l'Italia. Però non lo possiamo fare con i cretini, gli ignoranti. Cioè, che ci serve? Sì, l'onestà sì, ma preparazione. Quindi, per me era. Quindi con Lidia discutevamo proprio di questo. Cioè, lei no, vabbè. Quindi era bello per me discutere con lei. Stavamo ore al telefono a parlare di questo. Quindi all'epoca non erano ancora famosissimi i Di Battista, cioè, erano ragazzi, erano all'inizio, però con Lidia parlavamo di questo. E quindi oggi mi fa piacere essere qui. Sono venuto da Forlì. E fa anche rima, perché ci tenevo, perché Lidia era una bella persona ed è mancata troppo presto, perché poteva dare tantissimo. A me mi ha dato tantissimo, perché mi trasmetteva le mie canzoni, piaceva una in particolare, però mi trasmetteva sempre nella sua radio e io non lo dimentico. Lei ha fatto tanto per me e adesso io sono qui e sono contento. Non so se insomma, se c'è chi crede, chi non crede. Però secondo me lei adesso sta apprezzando, perché sta vedendo un sacco di amici che sono venuti qua. Qualcuno manca, però insomma, ci sono tanti, meglio pure, ma buoni, e no, che non c'è, insomma. Quindi fatevi un applauso, perché chi è venuto stasera qui, è già. Vabbè, io ho finito, ora vado. Posso pure non cantare, perché cioè, era per me importante essere con voi oggi, perché è un momento di ricordo, di preghiera. Vabbè, una canzone la faccio. Quella con cui Lidia mi ha conosciuto era una canzone che io ho presentato a Sanremo nel 2012 e fui preso, cioè, cioè senza raccomandazioni. Io, da Gianni Morandi, mi ha selezionato questa canzone, però io avevo soltanto bluffato sull'età. E quindi mi sono autoeliminato, creando un caso, perché avevo superato i 29 anni, era il limite. Ero in pensione, non lo sapevo, cioè, non lo sapevo, cioè, avevo superato il secondo mandato. Scusa. Quindi mi hanno detto, guarda, mi dispiace, tu sei fuori perché sei troppo vecchio. All'epoca avevo 33 anni. Però io sono un grafico e quindi insomma, ho corretto la data. Cosa volete che sia? Cioè, cara legge, qualche anno mi sono dato, qualche anno più giovane, cioè, quanti anni hai? 22. Che te ne frega a te se ti piace la canzone? Ma appunto, c'è bisogno di chiedere quanti anni hai, non si chiede mai l'età. Dai, cioè, questa canzone ti piace, cioè, dico pure, ci dispiace, se no rischi la denuncia. Tutta Italia si è iscritta a Sanremo, c'erano 25 milioni di iscrizioni. E
proprio a loro mi dovevano prendere, cioè, io ci ho provato, non speravo di andare. Con questa canzone Il segreto che sei, fa più o meno così, ve la canto così, ve la accendo. Si susseguono veloci nel vento di una notte d'estate. Io qui a desiderare i baci che mi darai. Guardo l'istante ancora qua e fermo la notte tenera che ascolta parole d'amore, oh yeah. Guardo l'istante ancora qua e fermo la notte che ama parole d'amore, d'amore. Tenete il tempo, sulle mani. Non ho altro che te, nello spazio mentale, e seguo il tuo soffio per incantarmi. Non ho altro che te, nello spazio stellare, e resistere non posso, nel possedere il segreto che sei, 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 che sei. Il segreto che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei. Vi fermate? C'è la seconda strofa? E la chitarra suona, noi vibra il suono di questo suono che suono e spacca il mondo senza bombe ma con l'amore. Dirti ancora che se il sole e se il mare entra in me per cercare un po' vivo in me e scrivo righe shudua, senza parole lontane ma semplici perditi t'amo. Tamerò. Non ho altro che te, nello spazio mentale, e seguo il tuo soffio per incantarmi. Non ho altro che te, nello spazio stellare, e resistere non posso, nel possedere il segreto che sei, 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 che sei. Il segreto che sei, 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 che sei. Il segreto dei sogni sei, la libertà di vivere, di abbracciare il vento. Che sei, che sei, che sei, boh. Entusiasmo. Grazie a te molto, veramente. Mi spezzate il cuore. Io non sono abituato a queste emozioni forti. Non ho mai suonato davanti a un bel pubblico come quello che c'è oggi, stasera, in questo momento. Io, insomma, siete il più bel pubblico di oggi. Io ve lo posso garantire, di quest'ora, cioè, io poi mi emoziono, veramente, sto tremando. Voi sembra, mi sembra, io sono, cioè, timido. Mi ricordo quando lavoravo su... No, lavoravo, facevo anche l'animatore, cioè, ho fatto anche tanti anni. Cioè, io veramente sul palco mi dovevano tirare, mi spingevano e facevo un sacco di figure di merda. Cioè, proprio, più ne facevo, più loro, il pubblico si divertiva. E mi volevano... ragazzi, però... Non è, però è stata una bella... Comunque, torniamo a noi. Oggi devo essere seri. Allora, io non devo fare le canzoni allegre, devo fare solo le canzoni tristi. No, un'occasione, cioè, non è che posso fare tanto. Poi ci sono anche i genitori, cioè, con rispetto, c'è anche la mamma, quindi un abbraccio alla mamma di Lidia, che è qui. Balla. Lidia era una persona felicissima, cioè io quando... Lei impazziva per... mi diceva anche che ballava, cioè mi diceva anche che faceva baciata, merengue, cioè ballava a ballo, vero Nina? Io non sto scherzando, Lidia era una persona veramente allegra, quindi comunque gli piaceva questa canzone qui, che è una canzone triste però... Il cielo mi parla ancora di te, ma perché ancora crede ai tuoi occhi, nei miei, intensa luce blu,
spenta e ormai non ci sarà più a farmi compagnia. E il cielo mi parla ancora di te, ma perché ancora crede ai tuoi occhi, sì, i miei. Questa mia notte spenta e ormai niente ora sono e niente io sarò. Riuscirò ancora a credere nell'amore, riuscirò ancora a vivere in un sogno per sempre, fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. È passato l'amore nella notte, le mie sensazioni sì, non respirano più te. La tua pelle dov'è? Non la tocco più. Il silenzio muto resterà. Riuscirò ancora a credere nell'amore, riuscirò ancora a vivere in un sogno per sempre, fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Mi lascia senza respiro il tuo profumo che ora non balla più. Il mare bagna i passi e l'universo porta via con sé il sogno di un amore per sempre. Fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Fino a quando in cielo ci sarà l'eternità. Questa l'ho cantata oggi solamente perché piaceva a Lidia, di solito non la canto quasi mai, però questa era la canzone che mi diceva sempre Vito, quella, devi cantare. Infatti quando venivo a Roma ogni volta, Veronina, questa era dedicata a lei perché la voleva ascoltare. Poi, allora, adesso vi lascio l'ultima canzone. Volete, cioè io ve la faccio scegliere, volete una canzone allegra oppure volete una canzone che ho scritto per il Movimento 5 Stelle? Fatemela cantare. L'ho cantata a Rimini, l'ho cantata quando siamo stati a Rimini? 22. All'Agora, il 20, bravi, sabato l'ho cantata a Rimini la prima volta, cioè, fatemela cantare. L'ho scritto se vi ricordo tre parole io ve la canto. State attenti al testo perché è molto pungente. Come è che è la zanzara? Ah, sentito la soffoco. E non è una parola, cioè soffoco. Nel senso che stiamo soffocando, no? Però, perché stiamo soffocando? Perché l'Italia, insomma, è stata venduta. Quindi in questa canzone dico, io non mi arrendo al sistema e quindi cerchiamo di non mollare. Solite facce, solite scuse, soliti puzzle di cartone, solite frasi, soliti sguardi, tante bugie in maschera. Non c'è più gioco, non c'è più asilo per i nostri destini, e intanto il sole dove è finito in quest'Italia che muore. Soffoco, soffoco in questa violenza, soffoco, soffoco in questa partita, soffoco, soffoco, non è finita, no. Cosa c'entro in questa storia che viene presto servita e la gente reverita accetta il dono, va via.
io non vendo i miei anni a te che inganni il sistema. Mi vedi nudo con la mia voce e una chitarra che urla. Soffoco, soffoco in questa violenza, soffoco, soffoco in questa partita, soffoco, soffoco, non è finita, no. Soffoco, soffoco in questa violenza, soffoco, soffoco in questa partita, soffoco, soffoco, ma non è finita, no. E tanto il sole dove è finito in questa giostra che muore. Io sono centro del mio palco e manifesto il mio dolore, mio dolore, mio dolore. Allora io vi ringrazio perché insomma mi avete ascoltato, non è, insomma, non è bello, vi ringrazio per essere stati qui e, insomma, ad ascoltarmi. Io, insomma, buona continuazione, dopo di me ci sarà un gruppo, vero, un gruppo. Ringrazio chi mi ha invitato. C'è un gruppo? No, vabbè, un gruppo vero, cioè io sono qua da Forlì, insomma da Forlì Bologna, Bologna Roma, Roma, Viterbo, insomma, da stamattina, insomma, ho fatto il mio. Cioè, vedi, chi è dell'Emilia Romagna qui? Chi io? Sta? Lui. Ma proprio tu dell'Emilia Romagna. Ah, vedi? Sì, sono di Bologna. Di Bologna? Bologna, Bologna città? Ah, il Bologna. Il Bologna? Ciò. Quella è Romagna. È l'Emilia Romagna, dicono, cioè, ogni parola che dicono fanno ciò. A Imola fanno sempre ciò. È Romagna. Ah, è vero, ora fanno la divisione. Vogliono dividere l'Emilia dalla Romagna, giusto? Sì, perché loro mangiano i cappelletti, noi mangiamo no, è il contrario. I tortellini. Insomma, non si capisce, sono uguali, Non cambia niente. Se venite in Puglia c'è varietà, loro invece fanno la stessa cosa e le chiamano, cioè, in modo diverso. In Puglia invece si mangia molto molto meglio. Venite in Puglia, venite. Venite in Puglia che è meglio. Lasciate stare l'Emilia Romagna. Stanno quei tipi là strani, stanno gli strani, che sono strani, sono stranieri. Sto scherzando, con rispetto. Vabbè, vieni a cantare adesso? Signore, volete ascoltare la sua voce? No, io lo canto. Vieni. Facciamo una prova, fate un applauso, poi davvero me ne vado. Una di Lucio Battisti, facile. Bicicletta 10 HP e tutta intonata ai tuoi 16 5. Un applauso spontaneo. Motocicletta 10 HP. Già non ci siamo. Ma tu hai suonato. Fammela in do. Ragazzi, se quando devo attaccare attaccate voi, allora venite voi qua e basta, e siamo a posto. Motocicletta 10 HP, tutta cromata. Tu sentici, sì! Poi non me la ricordo. Di cosa la vita? No, questa è dopo. Non posso dirla io questa. Per niente è la... No, scusa. Tu sei lento. Ancora malato! E vaffanculo, sì! Non dire no. Ma non
che... No, lo so che anni l'altro non ce la faccio. No, 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 non ce la faccio. Via movimento, via movimento. Allora. Signore, fate un applauso. Allora, sappiate che prima, cioè prima ha parlato una corista che era sul palco accanto a me e adesso sta parlando un... che non so chi sia, da dove viene, e viene da Forlì, viene da casa mia, e cioè... Hai detto che non è casa tua, Forlì. Se vieni a casa mia a Bologna, ti pago, ti do le chiavi di casa mia dove pago l'affitto ma non abito. Mi sento solo. Davvero, io pago l'affitto a Bologna e non ci abito. E tu mi chiedi, ma perché cazzo paghi l'affitto? Perché? Non lo so, perché sono stordito, ma è così, è così. Penso. Fate un applauso perché sei messo in giocato, grazie. Più forte ragazzi, più forte, perché non è. Adesso sul palco. Vieni, piccolo. Vieni. E a te, Leo. Leo, vogliamo Leonardo. Un ciao, puoi anche presentare tu il prossimo gruppo, dai, vieni. Lui è anche un presentatore di Radio Movirado che lavora su modulazione di frequenza. Movimento 5 Stelle, non dico frequenza. Allora, signori, lui è un attivista che, insomma, fa tanto lavoro, nascosto, ma fa tanto lavoro. Fai vedere il lavoro che fai. Falle la pigna. No, lui si chiama Leonardo, spirito macchina. Perché, insomma, vuole sapere, lui si nasconde, il cognome non lo vuole dire, perché sennò poi si viene a sapere, insomma, a chi appartiene, insomma, è un... Baciamo le mani e pure i piedi che sono puliti. Chi devo presentare? Non so, chi sei Scaletta? Chiedi. Prossimo gruppo. Tra pochi istanti il prossimo gruppo. Che si chiama? Le cannelle. Zenzero cannelle. Prego. Allora cantate voi. Cantate voi. Chi può cantare? Vieni. Battisti, tutto quello che vuoi, Battisti, andiamo. Diamo una pizza poi. Che c'entrava adesso sta cosa? Poi facciamo i conti a casa. Il nome. Daniele, applauso però. Adesso quando arriva Michelangelo che sente che sto cantando Battisti. Sono già qui. Motocicletta. Riesci a capire, è tutta cromata, e tu se dici sì, ma costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, e so che guarirei, non dire no. Non dire no, no. Non dire no. Prendi tutto quello che ho. Mi basta il tempo di morire. Tu puoi fare anche lo volevo, però lui è bravo. Allora, io non dico che se viene in Parlamento lo batto io 10 a 0. Gli dico semplicemente, se vuole misurarsi con me, se vuole veramente mostrare gli attributi, misurarsi con me, ma anche tu,
Basta semplicemente laurearsi a 24 anni in ingegneria elettronica, quella vecchio stile che ci si laureava pelati, senza morose e senza soldi. Io però ho un unico difetto, di non aver mai fatto ingegneria. Ho fatto scienze della comunicazione, della formazione, lingue, economia. Tutte. E ti dirò di più, io ho avuto le palle in aula di baciare un maschio. Tu hai le palle di baciarmi ora? La vita in diretta. E poi ti dirò di più. Allora io ho dato questo bacio. C'è lì la mia compagna, sto per diventare papà. Volevo far sapere a tutti questa cosa. Allora, ti dico che io ho fatto questa scena in Parlamento. Poi dopo sono andato a fare una gara, non mi ricordo in quale città fossi, e accanto a me c'era il mio compagno di bacio, Matteo Mantero. Noi facemmo questo bacio in aula. Se voi andate su YouTube, bacio in aula Movimento 5 Stelle, mi vedrete che bacerò Matteo Mantero, così come ho fatto con lui. Solo che poi, in questa gara, io dissi, e poi ragazzi, vi devo dire una verità, a me quel bacio è piaciuto. Panico, l'amorosa di Matteo Mantero andò da Matteo Mantero e gli disse: guarda, però hai ragione, io non posso competere. Quindi si lasciarono. Poi cos'è successo? E io lo dico a lui che diventerà papà. Cos'è successo? Matteo Mantero ha sposato la mia collega, che all'epoca era in commissione con me a affari sociali, Silvia Giordano. Hanno fatto la fuitina, sono andati a Las Vegas, si sono sposati. E io sono rimasto impiccato. Ho detto, ma come? Mi hai seduto e poi abbandonato. Diciamo che la scaletta è leggermente saltata, diciamo. Dunque, strana la vita. Poi ci sentiamo dopo con Carlo. Chi abbiamo dopo? Chi abbiamo che viene a suonare adesso? Orietta, tu dovresti dire qualche cosa e poi non... Io devo dire qualche cosa, sì, era giusto così per sapere, cioè è pronto di deve venire. Ma era fatto apposta tutto questo. Certo, questo lo proviamo da giorni. Noi ci siamo visti, fatto delle prove. Abbiamo pomiciato per ore ed ore. E ritorniamo, come avrete capito, quelle che leggiamo io e Michelangelo sono delle piccole cose rubate da Livia. Adesso mi comporrei un attimo e proseguirei con queste letture. Qui diceva, anche oggi qualcuno avrà cercato di rendere felice una persona, o non avrà avuto il coraggio di dire ti amo, avrà abbandonato il suo cane, avrà ferito la persona più cara, avrà mangiato troppo o troppo poco, sarà stato troppo solo o troppo in compagnia, avrà visto un tramonto con malinconia, avrà visto l'alba con entusiasmo. E domani si ricomincia. L'unica cosa che possiamo fare, cercando di migliorarci, perché già la vita è tanto complicata, non ce la complichiamo ancora di più. E proseguiamo con la musica. Ciao a tutti, giusto 2 minuti per risettare il tutto.
troppo tardi. Eri in diretta, ma... Picco di ascolto. In effetti sì. In effetti sì. Allora, io mi presento, sono Maria Laura e vorrei cantarvi, perché normalmente me le canto da sola. E alcuni brani che ho scritto tempo fa, questo in particolare è scritto durante un periodo di permanenza a Dublino e in Irlanda per 10 anni. Questo materiale poi è stato raccolto in un album che si intitola Calliope. È il mio piccolo contributo al sociale, niente in confronto a quello che i nostri attivisti, parlamentari e amici fanno ogni giorno. Quindi io veramente ho tanta stima e ammirazione per tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Questo è il mio piccolo contributo. Questa canzone si intitola Per le strade di Dublino. Nel cielo, quei piccoli borghesi del vecchio continente, inseguivamo il sogno americano. Ci mettemmo in spalla un sacco pieno di canzoni, una chitarra e note di gioia e di dolore. Attraversammo i venti e le nebbie di Avalon. Un sorriso a metà tra il pianto e il riso. Sorriderà e si mormorerà già.
grazie. Quindi, come avrete capito, questa è la storia un po' di un esodo. Tanti come me se ne sono andati via. E io sono ritornata, è un tentativo questo mio ritorno, e anche grazie al Movimento 5 Stelle. Sto sperando in una parte del mio cuore veramente che le cose cambino. Sarà difficile, ma io ancora ci credo. E il prossimo brano che vorrei cantarvi si intitola The Day Calliope Died, pezzo in inglese, è il giorno in cui morì Calliope, che è la mia ultima speranza. I recall was the voice of my muse burning in flames. All her veils had been torn, seven graces forlorn, and the spell of her chant, it was broken. Piccolo, la voce della musa. L'ho fatta.
No, per dire, che siamo tutti stupidi noi ingegneri. E invece no. Che non si dica, ho capito anche il francese. E allora? Bene. Quanto tempo ho ancora, Orietta? Un'ora. Due pezzi due nel senso poi che Orietta, visto che non abbiamo conduttori eccetera, tu vuoi che io finisca con il pezzo che sì, sei tu quello, e quindi lo facciamo per dopo sì. Allora io faccio un altro pezzo, due, decidete voi. Sono pronti loro, allora quindi poi lo facciamo all'ultimo il pezzo. Sì, ne posso fare un altro oppure ho finito. Vale, Laura! Grazie! Sono pronti? Sì, 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 siamo tutti. Se no faglielo fare un altro e poi lo... vai suona un altro dai. Suona. È complicato, capite, ancora il Movimento 5 Stelle sta scrivendo il regolamento, vedete? Ma lo cambiamo secondo me sta comodo, dai, siamo d'accordo sulla fisarmonica. Si ha la manica a bocca, è adesso vediamo. Questo si intitola Vorrei, è sempre un album, è un pezzo dell'album. E chiaramente sono tante le cose che vorrei, mi sono dovuta fermare a un certo punto, se no sarebbe stato un elenco infinito. Vorrei sentire canzonati.
Non li ascoltate più gli uomini che vi dicono: tu vivi nel tuo mondo, tu stai nel mondo delle favole, l'uomo non cambierà mai, questo mondo non cambierà mai. Sono solo persone morte dentro, doloranti per tutto quello che hanno vissuto, arrabbiati con tutto, e non vogliono che nessuno possa farcela, perché sono loro che non ce la fanno. Non li ascoltate più. Tutti siamo feriti da questa vita così proprio, così poco appropriata a noi. Nessuno di noi ha meritato questa vita così terrena e vuota. Nessuno. Ma si può scegliere adesso. Adesso più che mai. Cosa vuoi farci della tua vita? Si può scegliere, e è una cosa bellissima. Un'opportunità unica, direi. E siamo in vita esattamente in questo momento, mentre sto scrivendo e stai leggendo. Puoi scegliere, possiamo farlo insieme, se vuoi. Thank you.
Sì, lo so, sì. Non è quella. Quartetto acustico, diciamo grazie. Interpretiamo brani italiani, stranieri, li arrangiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio. Io non conoscevo Lidia e poco prima che purtroppo insomma la malattia la colpisse ci aveva chiesto un'intervista in radio. Però poi ecco la vita non ci ha dato tempo nell'ambito della trasmissione con i PRIC che lei conduceva e speriamo di poterle quantomeno rendere omaggio oggi e spero che comunque sia quantomeno possa percepire qualcosa, un po' di energia, qualcosa insomma, visto che non abbiamo avuto il piacere di incontrarla. The silence of my lonely room, I think of you.
let me sing, but I'm making love to you day and night. Thank you.
Abbiamo tempo per una o due canzoni, nessuna? Una sola. Sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni, e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura. È la bellezza, quel che non ha ragione, né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio, né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, e giurano i profeti ubriacati. Che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel deità e delle meretrici, nel piano derelitto dei banditi. Ah, che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha censura né mai ce l'avrà, quel che non ha ragione. Non potranno evitare, e tutte le risate andranno a sfidare, e tutte le campane andranno a suonare, e tutti gli insieme a consacrare, e tutti i figli insieme a purificare, e i nostri destini ad incontrare, perfino il Padre Eterno da così lontano, guardando quell'inferno, dovrà benedire quel che non ha vergogna. Ce l'avrà quel che non ha rimedio, né mai ce l'avrà quel che non ha giudizio. Anche sarà, che sarà quel che non ha governo, né mai ce l'avrà quel che non ha vergogna, né mai ce l'avrà quel che non ha giudizio. Devi solo lasciare andare tutto e fidarti che tutto si sistemerà. Vorresti solo vivere, gioire e stare in pace col mondo. Vorresti vivere le tue emozioni senza fare male a nessuno. Ho dato tanto, vorrei solo prendermi un po' di vita. Vorrei che le persone imparassero che dono abbiamo per viverla davvero questa vita. Che ogni minuto non è scontato, che oggi possiamo e domani magari no. Non aspettate, vivete volendovi bene, rispettandovi e soprattutto dicendovelo. Non vi nascondete, non accusate, non ferite, volate più in alto che potete. Ci ha detto che queste erano delle piccole cose rubacchiate da Lidia, e non ho detto come noi di Sbot TV abbiamo conosciuto Lidia. Lei era la condivisione, cioè non si faceva in tempo a postare un video, lei
condivideva, e grazie a lei tra l'altro ho conosciuto Orietta, alla quale farei un applauso sia a Orietta che a Elisabetta che ci hanno invitato, hanno invitato anche noi, hanno organizzato questa cosa bellissima. E a questo punto lascerei lo spazio al... dov'è? La musica, il finale. Maria Laura. Me la sono persa, se no ricantiamo un onorevole qualche cosa. Meglio di no, meglio di no. Stavolta lo bacio io. Che sei, geloso? Sì, geloso. Poi li chiamo a casa anche con te. Io lo faccio anche un po'. No? No, non si può. Prima che la situazione degeneri nuovamente un'altra volta, prego. Questo palco è pericolosissimo. Lei almeno alza il livello. Lei alza il livello. Ok, facciamo un altro applauso. È il bello della diretta. Ma soprattutto questa pizza, questa pizzata è stata organizzata? Ci siete riusciti? Perfetto, hanno prenotato tutti? Perfetto. Lasciamo spazio alla musica intanto. Scritto il 19 giugno dell'anno scorso, il 20, diciamo il giorno dopo, presa dall'estasi, dall'euforia per la vittoria di Virginia Raggi a Roma. E, è un brano che ho dedicato a Gianroberto Casaleggio, e, si intitola 19 giugno, la rivoluzione gentile. Stasera un profumo di lacrime calde e vittoria, ma non c'è rabbia, soltanto una lucida impavida anarchica, dolce visione di un uomo che aveva creduto in una rivoluzione gentile. Aria di libertà, aria di libertà, quante notti ascoltare il vento, Roma che piange, oggi guarda in alto, non lasceremo arte, bellezza, marcire tra top e dai, noi canteremo e il gioco diventa sottile, è come una rivoluzione. Ooh, yeah.
scrivi la storia. Aveva creduto in una rivoluzione e in quelli che hanno creduto in questa rivoluzione gentile. Contro chi non si arrende mai, siamo i pazzi, pazzi della democrazia. Il sapere è il mezzo che ci permette di misurare le cose, i fatti, le situazioni, la logica in una dimensione altra. È questa l'intelligenza. Salite di nuovo sul palco, facciamo una, insomma, una bella foto in ricordo di questa giornata. Dove bisogna? Gli artisti, certo, voglio dire, è stata una performance straordinaria. Io spero che la diretta... che disastro, un secondo mi si è distratto, è andato via, io stavo cominciando... Vabbè, sono cose che succedono. Sono cose che ti segno. Ah, se non fossi tornato! Sì, artisti e performer, esatto. Venga, siamo tutti? Venga, manca solo il fotografo. Bravi. Che dirvi, io sono veramente, tanto penso che si sente, emozionato, contento, sorpreso, orgoglioso di avere una sorella così e di tutto quello che lei ha fatto negli ultimi anni. Noi abbiamo recepito forse molto poco, anche se forse io un po' l'ho avviata al movimento, perché quando qui a Viterbo cominciamo a votare i primi anni, lei ancora non sapeva, insomma, quindi un pochino l'ho condotta. E devo dire che è sorprendente un po' vedendo voi, e per questo vi ringrazio veramente dal profondo del cuore, quello che lei è riuscita a fare, anche diciamo da sola, tutto sommato, perché a noi, diciamo, in famiglia non ci ha mai coinvolto a fondo, però mi sento veramente orgoglioso di quello che lei ha potuto fare, e vedendo quanto le volete bene e anche capendo, insomma, anche
questa cosa non era facile da realizzare, sono veramente contento, che perché probabilmente chi riesce a seminare alla fine raccoglie. E quindi credo che Lidia abbia ben seminato. Grazie. Speriamo che questo ricordo di Lidia vi sia piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo ed è stato bello farlo così. Grazie a tutti, a presto.